Gesù prese il sordomuto in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Effata, apriti. È un invito che il Signore rivolge a ciascuno di noi e che noi dobbiamo rivolgere agli altri. Sì, apriamo il nostro cuore all'altro, ad ogni fratello e sorella, a Dio presente nei poveri. Gesù si fa tenerezza, egli soffre con chi soffre, entra in empatia con chi è malato, si fa vicino a ciascuno di noi. Effata è aprirsi alla tenerezza. E cercare di raggiungere i poveri là dove sono e andare alla ricerca dei più abbandonati e dimenticati con la stessa audacia di San Vincenzo e Santa Luisa. Gesù si fa incontro, si prende cura, egli entra in una relazione vera con il sordomuto, si sporca le mani e la barriera della comunicazione cade. Effata è aprirsi all'incontro. Per creare delle autentiche relazioni con l'altro, specialmente in questo tempo di pandemia dove regna chiusura, distanziamento e solitudine. È prendersi cura degli altri, dell'ambiente, in un mondo dove sembra che prevalga la cultura dell'indifferenza, del degrado e dello scarto. Il nostro Dio si incarna. Egli vuole che tutti noi diventiamo capaci di ascoltare la sua voce come Maria. Totalmente aperta all'amore del Signore per trasmetterlo agli altri. Sì, apriamo il nostro cuore come Maria, serva umile e fedele dei disegni del Padre e modello dei cuori poveri, all'amore del Signore per trasformare la nostra vita in dono e vivere ogni avvenimento come un Effatà.